Ben ritrovati cari amici spettatori, apriamo con la notizia del giorno. Qualche ora fa, 17:27, il brasiliano sono stati avvistati andare in giro per la città a bordo di una Ferrari. E come al solito, bando alle ciance, vi lascio la clip. Fratelli, oggi il muro lo prendiamo di classe, fratelli. Oggi il muro lo prendiamo di classe, fratellino. Cuccioletto, sei mamma pronto, mia, cuccioletto? Come siamo qua? Marcia, fratellino. Dritto, dritto, devi mangiare. Qua a destra, a destra, a destra, a destra. No, destra. Per muro a destra. Piano, piano, Arce, piano, piano, piano. Cuccioletto, si fa sentire. Si viene mai dritto qua? Mamma mia, quanto sei stiloso. Lo riprendiamo. Io non riesco a capire come vi siete permessi a venire a piazza in questa macchina, fratellino. A piedi stanno. Come vi siete a permessi? Piedi. Io non vi capisco proprio, però. Certe volte io. Boh, cioè. Ma prima di azionare il cervello, ma volete sentire il Brasile? Ciao. E a seguire, nelle ore scorse, il noto trapper Bello Figo ha rilasciato una serie di stories in cui andava a fare shopping di scarpe da Versace. Sì, al mio compleanno mi davano un centesimo, 10 centesimi. Mi faccio vedere come si fanno i regali. No, vabbè, mi faccio vedere come si fanno i regali. Non so neanche che panno. Questi sono i regali da fare, non da poveri che fate voi, sì. No, vabbè. E per concludere, la nota icona del mondo videoludico, Crash Bandicoot, si è fatto male durante le riprese del suo ultimo progetto, Crash Bandicoot 4, It's About Time. Crash, che è noto per la sua ostinazione nel girare le sue scene d'azione senza l'aiuto di stuntman e controfigure, ha mancato un salto finendo per rompersi una caviglia. Dagli ultimi accertamenti risulta che l'infortunio non è grave e si spera che possa ritornare a girare per non mancare a finestra di lancio il nuovo progetto previsto per il 20 ottobre di quest'anno. Come sempre, queste sono tutte le informazioni che abbiamo. Se ci dovessero essere sviluppi, saremo qui in prima linea per informarvi. Anche per oggi è tutto. E ricordatevi, ogni passo che fanno, ogni respiro che emettono, se sono famosi, non li osserveremo. Grazie e alla prossima.